Allora, vediamo gli ingredienti di questi bucatini pomodoro e funghi. Dunque, abbiamo 100 g di bucatini, abbiamo 60 g di pomodoro, questi sono pelati, schiacciati, ma va bene anche una passata. Questi sono i funghi champignon già cotti con olio, sale, vino e questi sono 3 g, solo 3 g di funghi secchi, che aiuteranno nel sapore, daranno una spinta di sapore al piatto. Questa è una piccola cipolla rossa da 50 grammi, anche meno. Va bene, ovviamente, anche una cipolla dorata o una cipolla bianca. Questo è un po' di prezzemolo e un bicchierino di vino bianco per sfumare, olio evo e pepe. Un cucchiaino di concentrato di pomodoro. Affettiamo la cipolla. Versiamo un fondo d'olio e versiamo la cipolla trita. Come abbiamo detto, si tratta di solo 20 g di cipolla tritata, una mezza cipolla piccola. Stiamo facendo le dosi per 100 g di bucatini. Senza aspettare che la cipolla vada troppo avanti, uniamo i funghi che sono già cotti, ma comunque è meglio che si insaporiscano, con un intingolo di cipolla. Prendiamo i funghi secchi, li tagliamo. Ecco, abbiamo tagliato i funghi secchi a pezzetti, li uniamo e anche per sfumare poi uniremo anche la loro acqua, ma prima sfumiamo con vino bianco. Anche l'acqua dei funghi, stando attenti a non versare eventuali residui. Adesso lasciamo bene restringere, e fare evaporare tutti i liquidi a fuoco medio-alto. Prima di aggiungere il pomodoro. Lo facciamo asciugare completamente e aggiungiamo quindi il pomodoro. Come vedete la quantità di pomodoro non è grande perché preferiamo che diciamo, risalti soprattutto il sapore dei funghi. La salsa è praticamente già pronta, aggiungiamo un po' di sale per il pomodoro, non molto, da delle quantità modeste, ecco, diciamo così. Aggiungiamo un bicchierino d'acqua per dare tempo al pomodoro di cuocere, perché sennò si asciugherebbe immediatamente. Portiamo avanti la cottura per 7 minuti. La nostra salsa è pronta.
aggiungiamo il prezzemolo. Se volete rendere il sugo un pochino più denso e saporito, potete aggiungere un cucchiaino di concentrato di pomodoro e ovviamente un altro bicchierino d'acqua. Alziamo il fuoco e mescoliamo, facciamo le stringhe. Adesso non resta che buttare la pasta. Adesso, ecco, mettiamo dentro il prima possibile tutti i bucatini, perché è un po' il loro difetto di rimanere con una cottura inferiore da un lato rispetto all'altro. Ovviamente l'acqua è salata al giusto. Se volete potete aggiungere una macinata di pepe. Ecco. Teniamoci una tazzina di acqua di cottura per dopo, può sempre servire. Abbiamo scolato la pasta e la andiamo ad aggiungere nella nostra salsa. Si tratta solo di 100 g di bucatini. Diamo una girata nella salsa. Ecco, la nostra pasta è pronta, bucatini con funghi e pomodoro. Impiattiamo i nostri bucatini. Andiamo a assaggiare. Eccoci qua con i nostri bucatini, pomodoro e funghi. Funghi sono champignon, ma anche una piccola aggiunta di funghi secchi. Veramente fantastici. L'aroma dei funghi non è coperto dal pomodoro, è tutto un'armonia di sapori che avvolge la pasta meravigliosamente. Veramente buoni. L'uso di quel cucchiaino di concentrato di pomodoro è stato molto utile per rendere il sugo un pochino più cremoso, piatto tipicamente autunnale, ma secondo me può essere fatto in tutte le stagioni, per quanto è buono. Tanto gli champignon si trovano sempre. E lo stesso vale per i porcini secchi. Devo dire la verità, bucatini forse 30 secondi in più gli avrebbero fatto bene, però in ogni caso veramente una pasta semplice, una ricetta di forse 40 anni fa, ma sempre valida. Con questa prendo quest'ultima forchettata e passiamo ai saluti. Bene. Con questi meravigliosi bucatini, funghi e pomodoro, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Buon appetito con momenti di sapore. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!